per il devo ne fu vestito. Oh, madama, testo, belica festo. Tutta preva brucia, sì, la Teresina tutte le sue. Buongiorno a tutti, saluto tutti a nome del Collegio dei Docenti, del personale ATO, dei genitori, a nome di tutti questi ragazzi. Saluto e ringrazio l'amministrazione comunale per questa iniziativa così densa di significato. Saluto le autorità civili e religiose che sono presenti oggi per questo appuntamento importante. Io non aggiungerò molto a quello che ha detto benissimo in maniera molto chiara il sindaco. Voglio fare con voi soltanto alcune riflessioni. Mi è piaciuta l'espressione di Gibran. Se un albero scrivesse l'autobiografia non sarebbe diversa dalla storia di un popolo. Bene, l'albero, l'ambiente si accompagna alla storia dell'uomo. Sui libri di educazione ambientale, io porto con me quasi sempre un libro di educazione ambientale di Flavia Caruti, c'è scritto: la storia dell'uomo è anche storia delle relazioni con l'ambiente, che si vanno man mano modificando con l'evoluzione sociale, economica e strutturale delle varie comunità. Ma che cosa si deve intendere per relazioni con l'ambiente? Guardate ragazzi, vi prego di prestare un attimo di attenzione. Fino agli anni 60, fino al 68, ho deciso di parlare del 68, si pensava che l'ambiente fosse un qualcosa di diverso dall'uomo, e allora l'uomo lo ha violentato in tutte le sue forme: cementificazione di massa, desertificazione. Se voi andate sulle spiagge e andate sulla costa di Maratea verso Diamante, Scalè, vedete lo scempio che è stato commesso. Se andate in Liguria, vedete lo scempio che è stato commesso. I disastri a cui assistiamo oggi non sono altro che il risultato di quella disattenzione nei riguardi dell'ambiente, e noi dobbiamo pagarne, voi dovete pagarne le conseguenze, noi dobbiamo pagarne le conseguenze. Dopodiché è avvenuto un qualcosa di estremamente semplice: ci si è resi conto che l'uomo è parte integrante dell'ambiente, e allora se parte integrante dell'ambiente, un danno fatto all'ambiente si ripercuote inevitabilmente sull'uomo. C'era una bella frase, diceva questo, segnatelo sui vostri diari ragazzi. Allora, tutte le cose, un attimo di attenzione ragazzi, tutte le cose vicine o lontane segretamente sono legate. Guardate quanto è bello, proprio da diario: non si può recidere un fiore senza disturbare una stella. Non si può recidere un fiore senza disturbare una stella. Che significa? Apparentemente tra il fiore e la stella non c'è nessun legame, invece in natura esiste un legame che forse ancora non è noto, né conosciuto, spetterà agli scienziati conoscere la relazione tra il fiore e la stella, però ci sono delle relazioni profonde. E allora parliamo di sistema. Voi che fate matematica sapete benissimo che il sistema è un insieme di equazioni, di elementi che hanno una matrice in comune, una soluzione in comune. Noi esseri umani, esseri vegetali e animali, facciamo parte di un sistema. Tutto ciò che avviene nel sistema riguarda inevitabilmente e coinvolge inevitabilmente tutti gli elementi del sistema. Quindi il rispetto dell'ambiente, cari ragazzi e care ragazze, significa rispettare noi stessi, significa rispettare l'uomo. Vorrei chiudere con un famoso discorso di un presidente di una repubblica del Sud Africa, del Centro Africa. Sentite cosa diceva questo presidente. Allora, noi ci rifiutiamo di seguire ciecamente l'esempio dei paesi sviluppati che vogliono la produzione ad ogni costo. Noi non crediamo, ascoltate ragazzi, noi non crediamo che la pace e la felicità dipendano dal numero delle automobili in garage, dalle antenne della televisione eccetera. A che servono innumerevoli industrie se i loro canini spandono su di noi giorno e notte sostanze velenose?
La nostra ambizione è rendere questo paese un paradiso della natura. Abbiamo i coccodrilli, ma non desideriamo venderne le pelli per farne borsette, bensì studiare questi animali e conservarli nei nostri parchi nazionali. Crediamo che i paesi industrializzati, sentite ragazzi, crediamo che i paesi industrializzati corrano il rischio di diventare più poveri di noi. E il nostro grande desiderio è che la natura selvatica sopravviva anche quando altrove agli uomini non resterà disponibile che uno squallido mondo artificiale. Abbiamo cura della natura per avere cura di noi stessi. Grazie. Grazie a tutti.